Social Trend, le news a portata di hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti. Buonasera amici di Radio Roma, bentornati su Social Trend. Come ogni sera siete in compagnia di Esmeralda Moretti e Matteo Acitelli. Buonasera Esmeralda, come stai questa sera? Stiamo bene anche pronti se... per questo nuovo argomento un po'... Sì, stasera è proprio scandalo, si parla di scandalo. Insomma, una notizia che giunge dall'America, dalla Cina, è stata molto discussa all'estero, è stata protagonista di tante testate, dal New York Times al Wall Street Journal, insomma tante testate, e tanti profili social ne hanno parlato veramente su TikTok in un modo pazzesco, ma non in Italia. È vero, in Italia... devo dire, sui giornali almeno non ne ho visto tanto, sui giornali, più sui social. Niente proprio, veramente giusto qualche testata dedicata più all'informazione social, ma veramente poche. Sui social io ho sentito comunque poche persone italiane parlarne, tanti americani, tanti inglesi. Di che cosa parliamo? Beh, al centro della polemica c'è Shein o Shane, anche se si dovrebbe pronunciare tipo Shein con la pronuncia cinese, volevo dire questa cosa perché l'ho imparata ieri. E allora, noi sappiamo che Shein è al centro di tantissime polemiche da ormai tantissimo tempo. Insomma, chi è Shein, per chi non lo conoscesse, ma penso che lo conosciamo tutti, è la famosissima piattaforma di fast fashion che ha spopolato in tutto il mondo, soprattutto in Occidente, per via della vendita di un'enorme quantità di vestiti di tantissimi colori, tagli e forme diverse a basso prezzo, veramente costi irrisori, possiamo dire, no? Parliamo, sì, no, infatti di... mi fa sempre riflettere quando leggo i prezzi, ma addirittura, non so, un capo 3 euro, 4 euro, sì, cioè una cosa... ma anche meno, cioè anche la sezione meno. A 0,99 centesimi, cioè con costi di spedizione... No, perché magari quando uno dice a basso costo pensa, che ne so, esatto, 20 euro, no, parliamo no, di 3 basso, euro, 2 basso, euro, 1 esatto. euro... Ed è da anni ovviamente al centro di tormentoni mediatici per vari motivi, soprattutto per, in seguito insomma, alla pubblicazione più o meno un annetto fa di un documentario curato da Channel 4 che era uscito appunto ormai un po' di tempo fa e che si chiama Untold, Inside the Shein Machine. Come funzionava questo documentario? Alcuni inviati appunto da Channel 4, che hanno proprio questa serie di Untold che insomma racconta quello che non si dice di questo, quello che non si dice di questo, c'era anche ciò che non si dice di Shein, avevano mandato degli inviati ovviamente sotto copertura all'interno di alcune fabbriche del colosso della moda che ormai è famoso in tutto il mondo e si era venuti a conoscenza di altarini, retroscena diciamo davvero molto discutibili. È un documentario che dura una cinquantina di minuti, di cui vi consiglio la visione, e si raccontavano dinamiche tipo insomma che chi guadagna di più all'interno di Shein lavora 18 ore al giorno, non so se abbiamo idea di quanto sia 18 ore al giorno, per un guadagno di circa $500. Quindi no, è pazzesco. Quanti centesimi sono allora? E con uno o due giorni di pausa al mese, e c'era gente che si lavava i capelli in pausa pranzo, quando rovinano un capo gli vengono tolti i soldi di quel capo, e ci sono insomma gente che viene pagata tipo 3 pence per ogni capo, cioè veramente dinamiche impegnative. Si mettevano anche diciamo a nudo alcune cose che per tanto tempo si erano sospettate, come l'utilizzo da parte di Shein anche di sostanze tossiche all'interno dei vestiti perché costano meno. Questa era un'accusa che era stata anche mossa da un altro colosso dell'informazione, ossia Greenpeace, che aveva fatto proprio un'inchiesta su questo argomento. E tra l'altro insomma non ci sono giorni di pausa settimanali per chi lavora in Shein, e si inquina molto l'ambiente. Non so se vi ricordate queste immagini che erano girate di queste isole di vestiti, no? Non so, penso ce l'abbiamo un po' tutte stampate in testa, queste isole di vestiti, la gente che vive intorno alle fabbriche che beve acqua contaminata perché sciacquano in quell'acqua cioè una cosa veramente pazzesca. E quindi diciamo che addirittura si era intervistato, mi ricordo, un lavoratore che diceva: qui non esiste la domenica, come a dire qui lavoriamo sempre, non esiste un giorno di pausa. Dietro questo insomma retroscena pazzesco, ovviamente quando è stato pubblicato, l'opinione pubblica americana soprattutto, che era stata già provata da un'altra dinamica, ossia le famose richieste d'aiuuto sui cartellini, non so se ce le ricordiamo, no? No, questa mi manca. Questa non si è mai saputo se fosse vero, però pare che ogni tanto quando si acquistano i capi di Shein, dietro, io ho fatto questa prova in effetti, perché anche se andate al mercato spesso ci sono tanti capi di Shein, no? Perché? Perché spesso rimandare indietro il capo costa di più rispetto a buttarlo. E quindi diciamo che spesso ci sono degli accordi quando si va al mercato, perché ci sono tanti capi di Shein. Sembra una cosa assurda, io vado al mercato per comprare l'usato di qua di là, invece è normale trovare tanti capi di Shein. In quel caso non sentitevi in colpa a comprarli, perché altrimenti andrebbero buttati. Cioè quello è, fate un conto se li compri dal sito, un conto se vai a salvarli, ecco.
questo mettiamolo in chiaro. E quando andate al mercato la prossima volta e vedete dei capi di Shein, guardate il cartellino, quello della composizione. Pare che a volte si possano trovare delle richieste di aiuto scritte insieme a quelli che sono le composizioni degli abiti e così via, no? Non si sa se è vero, perché addirittura Shein era intervenuta e diceva: ah, ma qui non scrivono help, c'è scritto help to wash, quindi per aiutarti a lavarlo. Però era comunque una formulazione ambigua. Qualcuno dice addirittura di aver trovato delle scritte a penna dietro il cartellino. Poi sai, non sai mai quanto è leggenda e quanto è reale queste cose, però diciamo che c'erano state delle polemiche. Cosa succede di nuovo? Succede che probabilmente per ripulire la propria immagine agli occhi dell'opinione pubblica, Shein sta facendo tante mosse in quest'anno e le abbiamo seguite già altre volte. Ad esempio, ci sono state varie installazioni di pop-up nel senso di negozi fisici di Shein. Noi sappiamo, l'unica certezza di Shein è che è un negozio online, dunque non... Non ha negozi fisici. Non ha delle sedi, esatto, e questo è il punto di forza, insomma, del brand. E invece sta installando dei pop-up. L'anno scorso uno a Milano, era stato lì 4-5 giorni, aveva fatto un successo assurdo, l'ultimo a Napoli qualche giorno fa, ma in tutta Europa, in tutto il mondo, non soltanto in Italia. E poi sta organizzando tanti viaggi per influencer, gli ultimi appunto hanno partecipato anche tante influencer italiane, e tra questi c'è stata l'organizzazione di un viaggio che è l'ultimo, che ha fatto davvero molto discutere l'opinione pubblica, che era un viaggio brandizzato. Ora passo la parola a Matteo, che ci spiega cos'è un viaggio brandizzato, cioè quali sono le dinamiche di un viaggio di questo tipo. No, in sostanza in questo caso il brand Shein appunto ha organizzato un viaggio dove ha invitato dei content creator appunto per andare a raccontare delle experience, delle attività che il brand aveva pensato per appunto gli invitati. Chiaramente quando si effettuano questi viaggi, cosa succede? Succede che gli invitati di turno, una volta che accettano, spesso sono anche, se vogliamo, pagati, perché chiaramente non è detto che questi influencer siano stati solo, tra virgolette, invitati a partecipare, a vivere l'esperienza, ma probabilmente, e soprattutto in questo caso, mi viene da pensare che questi influencer siano stati anche proprio pagati, ingaggiati per fare un po' da reporter e quindi raccontare quella che sono le dinamiche del brand all'interno dei social. Poi quindi cosa succede? Che chiaramente quando si fanno questi viaggi, soprattutto se sono sponsorizzati, è molto difficile beccare poi l'influencer di turno che chiaramente va a parlare male del viaggio. Ma anche perché diciamo che spesso ci sono degli accordi, cioè non c'è niente di male nel viaggio brandizzato in sé, lo fanno tante aziende. Certo che sta all'influencer avere un'etica tale per cui, ok, accetto il viaggio con questa azienda perché... Ma è diciamo trasparente, che poi, non lo so. Anche in questo caso era, diciamo, un po' sapevi già la storia del brand, no? Sì. Quindi io credo che comunque quando tu accetti di partecipare a un brand, cioè a un viaggio o a un evento in generale organizzato da un determinato brand, secondo me la prima cosa da pensare è: ok, io mi sento parte di questo brand, lo sento mio. E quindi già lì, secondo me, si può decidere o meno di prendere parte o meno all'iniziativa. Quindi anche qui ci sarebbe, tra virgolette, da riflettere, nel senso che spesso quello che sento è mi sento davvero di condividere, certo, al di là del brand, i valori certo, esatto, di questo marchio. Anche perché comunque si tratta di un progetto grande su cui Shein America, e vedremo perché Shein America, cioè non è un caso che siano state invitate delle influencer americane e non italiane, non francesi, non spagnole. Ha investito tantissimo in questo progetto che si chiama Shein 101, che trovate con una cartella in evidenza sul profilo di Shein UK, US, perché non è Inghilterra ma è America. E praticamente come funzionava? Queste influencer sono state invitate ad andare in Cina, in quella che è stata presentata come una delle nuove sedi delle fabbriche, insomma, di Shein. E sono state ospitate ovviamente in questo lussuosissimo albergo e avevano, come in ogni viaggio brandizzato, delle attività organizzate, tra cui la visita in questa fabbrica, che hanno raccontato prima attraverso i loro profili social e poi attraverso i profili di Shein. Che cosa è successo? Facciamo una panoramica, poi ci torneremo bene nella seconda parte della puntata. Queste influencer hanno raccontato di aver trovato un'azienda perfetta, iper mega tecnologizzata, poi vedremo alcuni di questi video, dove i lavoratori sorridono, sono tutti contenti di lavorare, e hanno detto, quindi hanno liquidato tutte le accuse che erano state mosse a Shein negli anni precedenti da giornalisti d'inchiesta, cioè da gente seria che non era, insomma, così accuse a caso, come rumors, cioè chiacchiere, cose che non hanno nessun valore.
hanno pubblicato questi contenuti e sono state attaccate dalla loro stessa community, che comunque sia, ora va bene che io mi fido di te, ma non sono certo, scemo, non cioè nel esatto, senso ho comunque una mia opinione, tanto che quasi tutti questi contenuti sono stati rimossi dalle stesse creator, che si sono addirittura scusate con il loro pubblico per aver avuto un'opinione superficiale, essersi fidate così tanto, perché sembra il paradosso di questa storia, e poi vedremo appunto questi video, è che Shein, per ripulirsi agli occhi dell'opinione pubblica, non abbia chiamato magari quei giornalisti d'inchiesta che avevano fatto l'inchiesta nell'altra fabbrica, o comunque sia non abbia chiamato della gente del settore, ma si è totalmente affidata a delle influencer, come se l'opinione pubblica oggi potesse essere mossa solo da una parte della macchina, no? E soprattutto come se chi guarda da casa non avesse delle domande, insomma, su un tema così delicato, perché niente contro i viaggi brandizzati e niente contro gli influencer, ci mancherebbe altro, non è questo il messaggio che deve passare, però su una questione così delicata in cui entrano in campo i diritti umani, l'ambiente, l'utilizzo di sostanze tossiche, lo sfruttamento dei lavoratori, si può liquidare tutto con un viaggio brandizzato in cui fai stare le influencer in un albergo lussuoso, gli fai vedere questa fabbrica e tutte chiacchiere, state tranquilli. No, ma infatti credo che poi l'errore principale sia stato quello di non voler ammettere il problema che c'era, cioè, perché sì, uno può dire, ok, c'è stato il problema, lo risolviamo. L'abbiamo risolto, abbiamo fatto queste nuove fabbriche, sono super moderne, non sfruttiamo più nessuno, eccetera. Magari io avrei invitato proprio gli stessi giornalisti che avevano parlato male. Cioè, se vuoi fare una cosa pulita, fai così, esatto. Perché niente contro l'influencer, ci mancherebbe, anzi, è chiaro che tu fai una strategia, prevedi l'influencer marketing, sì, ma sì. In questo caso era sbagliato partire da qui, anche perché hanno avuto l'effetto contrario, cioè che i follower, che non sono stupidi, sono persone che comunque sicuramente avevano anche seguito la dinamica, hanno additato quella fabbrica che si era vista in quei video come una fabbrica di facciata. Noi non sappiamo se questo sia vero, perché nel senso sono accuse che vengono così, ma addirittura hanno messo in giro la voce che si trattasse di una fabbrica di facciata messa lì solo per girare contenuti, solo per fare questi video, e che in realtà appunto la condizione dei lavoratori di Shein non corrisponda a verità. Quindi no, guarda, io credo veramente in questi casi le aziende devono veramente pensare di fare un rebranding, cioè Shein ha fatto veramente tanti tanti soldi con tutto quello che ha fatto negli anni, però appunto forse se un giorno arriverà mai questo cambio di passo reale, secondo me se riescono a farlo percepire davvero possono continuare a fare la super azienda e tutto, però è chiaro che in questo momento forse hanno dei problemi tra virgolette di proprio di identità, di brand, nel senso che comunque hanno molti la vedono come un'azienda tra virgolette negativa, no? Cioè, quindi il problema è che Shein ha comunque una valutazione anche in borsa altissima, cioè siamo intorno ai 64 miliardi di dollari, cioè non no, è un dettaglio, è una super azienda ed è cresciuta è in modo velocissimo azienda. Perché nel 2021 erano 15 miliardi, l'anno successivo erano 30 miliardi, cioè ogni anno raddoppia, cioè comunque sia si tratta di investimenti che non sono un dettaglio, non so come dire, ci sono dei fondi dietro chi muove questi colossi, no? Comunque noi torneremo a parlare di questo e di molto altro con tanto di video e poi rimossi insomma dai canali social che noi però siamo riusciti a salvare, insomma, qui su Social Trend tra pochissimo. Bentornati, siamo qui su Social Trend, questa sera stiamo parlando dello scandalo Shein, facciamo un po' il punto di quello che è successo. Shein, il famoso colosso dell'abbigliamento con sede in Cina, che però vende in tutto l'Occidente a prezzi bassissimi, accusato negli scorsi anni a più riprese di sfruttamento dei lavoratori, inquinamento ambientale e utilizzo di sostanze tossiche all'interno dei vestiti. E cosa fa per ripulirsi l'opinione pubblica? Varie mosse, ripulirsi appunto agli occhi di chi acquista poi questi prodotti, tra cui invitare alcune influencer americane a effettuare uno di quelli che sono i viaggi brandizzati, che sono in realtà molto diffusi, dove all'interno di una di queste fabbriche cinesi di nuova costruzione di Shein, queste influencer americane si recano sul luogo e testimoniano di aver trovato una fabbrica super tecnologizzata, super all'avanguardia, dove non è vero che c'è sfruttamento dei lavoratori, e quindi liquidano tutte le accuse fatte da giornalisti di inchiesta, persone insomma del settore come rumors. Ovviamente vengono, come si può dire, sgridate, non saprei, sono state proprio insultate, sì, purtroppo, sì, in specie dirlo. Diciamo la community ha reagito non l'ha presa in maniera bene, opposta, ecco, in cui si sperava il brand, nel senso, esatto, che poi queste influenze sono state attaccate, tutti questi contenuti, post, stories, eccetera, hanno ricevuto migliaia di insulti da parte di chi seguiva poi queste influencer. Tanto perché che sono dicono, stati ragazzi, rimossi. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, sappiamo tutti qual è la realtà, perché volete raccontarci un altro mondo? Certo. E quindi queste influencer, non so se poi tramite il brand le ha invitate a nascondere il tutto, visto che comunque poi il viaggio ha avuto l'effetto opposto rispetto a quello che speravano, o se le stesse influencer hanno pensato di cancellare tutto e fare finta che il tutto non fosse mai accaduto. Certo. Fatto sta che questi contenuti sono spariti dalla rete
E in qualche modo, comunque, anche questi investimenti fatti dal brand sono andati in fumo, anzi, forse hanno provocato Restano, più problemi rispetto esatto. ai vantaggi che si sperava. L'unica traccia di questi contenuti resta sul canale proprio ufficiale di Shein America, che continua insomma a promuovere questo progetto che si chiama Shein 101, che poi vedremo perché proprio influencer americane. Comunque sia, c'è un video in particolare che racconta l'esperienza di queste influencer all'interno di questa fabbrica. Non è mai stato tradotto in italiano questo contenuto, dunque ci ho pensato io. Questa te stai per Grazie, assistere sì, alla mia questa prima traduzione, che fa troppo bellissimo. ridere perché ho lasciato il volume inglese mezzo basso sotto, io sopra che provo a parlare facendo. Vabbè, Sono commosso, vediamo. vediamo. Terzo giorno. Sono rimasta a bocca aperta, non potevo credere a quanto fosse grande questo posto. Oggi ci troviamo all'interno della fabbrica di Shein, dove i prodotti vanno direttamente da questa fabbrica a casa tua. La cosa più affascinante è che ho visto l'esatto processo di produzione degli abiti di Shein. Ho visto come sono disegnati e adesso andrò a vedere come vengono prodotti e poi spediti. E penso che questa sia un'occasione unica da vedere non solo in quanto creator, ma anche in quanto consumatrice di quelli che sono i prodotti Shein. Prima mettiamo tutti i capi insieme e poi in un secondo momento li smistiamo mandandoli appunto in parti diverse. Infine prepariamo l'ordine per spedirlo. In questo posto c'è un sacco di automazione e tecnologia e rispetto ad altri posti lavorano meno umani. Ho apprezzato davvero tanto questa esperienza perché, come dire, è stata reale. Come dire, non abbiamo avuto semplicemente foto oppure racconti, eravamo realmente in quel posto. C'erano tantissime domande in me quando sono partita per questo viaggio e adesso sto imparando un sacco di cose, non vedo l'ora di accrescere le mie conoscenze e chiedere. Ora posso andare a casa avendo delle rassicurazioni a proposito di quella che è la mia partnership con Shein. Sia per quanto riguarda lavorare con Shein, sia per quanto riguarda l'essere un consumatore di Shein, mi sento tranquilla e voglio mandare questo messaggio alla mia community, alla mia famiglia e ai miei amici. Ma Esme, io senza parole, cioè, innanzitutto complimenti per la No, traduzione, faceva ma troppo ridere soprattutto perché io. Oh, è difficilissimo ma, no, è difficilissimo, sì, queste ma mi sembrava veramente quei documentari che vedo in televisione. Brava, brava, brava. Quelli fatti mezzo male, che si vede tipo quello che va No, ha avanti a fatto parlare bene, 40 fatto minuti e tu bene, che hai fatto detto in un bene. minuto quello che. Vabbè. Comunque il senso era insomma di questo video che è stato comunque sia editato Beh, si vede internamente a comunque, Shein. esatto, cioè si vede che è proprio È proprio una montato ad comunicazione arte. istituzionale. Adesso mi sento tranquilla, avevo tanti dubbi, ma adesso È tutto proprio un passato. bell'ambiente di lavoro quello qui a Shein, ci sono pochi umani, Tutto è tutto gestito automatizzato. dalle macchine, veramente fatto bene. E diciamo che dopo l'uscita, insomma, di questi vari insulti, Shein pubblica sulla propria pagina originariamente americana e poi in condivisione anche con Shein Official, che è insomma un profilo che conta 7 milioni di follower, insomma un grande profilo, pubblica questo post che ve lo mostriamo e ve lo leggiamo in traduzioni. Tanti di voi ci hanno chiesto di scoprire di più a proposito di Shein e per questo abbiamo creato Shein 101, come se fosse un modo, diciamo, per farvi vedere il dietro le scene e per guardare all'interno di quelle che sono le operazioni del nostro business. Questo è il senso. Per la prima volta volevamo mostrarvi il nostro nuovo centro di innovazione, un posto dove abbiamo, insomma, con tanti partner, abbiamo delle postazioni diverse, tutto qua super evoluto, e però ci è dispiaciuto vedere tutto lo schifo, diciamo, che ci è tornato indietro in seguito a questa mossa, e perché all'interno del nostro brand non c'è spazio per bullismo, odio, e Shein vuole stare sempre dalla parte degli influencer e dei designer, e speriamo appunto di continuare a lavorare in trasparenza e di continuare a perseguire questo modello di business e di operazione. Quindi, diciamo, con questo post che potete immaginare non è. Allora, in realtà il profilo Shein americano è un po' particolare perché ci sono poche interazioni, quindi è anche difficile capire se sia davvero
davvero arrivato a chi doveva arrivare, non so come dire, non ha ricevuto nemmeno troppe critiche, però diciamo che non è stato... Immagino essere anche molto moderato, esatto, magari. Esatto, penso sia molto moderato, perché comunque sia, forse addirittura hanno bloccato i commenti, può essere? Magari sotto, nei primi giorni in cui c'è stato questo grosso attenzione mediatica, quindi sì, hanno per forza bloccato i commenti, sicuramente hanno, sì, hanno tolto proprio i commenti. No, beh, sai, era in questo momento sono veramente sotto l'occhio del ciclone e purtroppo, anzi, hanno stimolato le influencer, le community di questi influencer ad andare su questi profili e in qualche modo poi riempirli di, tra virgolette, sì, sì, insulti e qualsiasi commento negativo verso l'azienda, quindi sì, sicuramente è difficile anche per loro in qualche modo adesso ripulirsi, perché purtroppo la reputazione attuale è veramente molto negativa e qualsiasi azione mettano in piedi poi arrivano subito tutti a commentare negativamente, anche se sì, magari stanno piano piano lavorando per, tra virgolette, ripulirsi. Speriamo e cercare che sia vero, di... perché speriamo, così passa l'idea che sia solo di facciata. Esatto. Anche perché io vorrei anche soffermarmi su questo punto che non ho visto trattato in Italia. Riflettiamo sul fatto che Shein voleva cambiare l'opinione pubblica attraverso gli influencer, influencer che non a caso sono americani, non sono italiani, non sono spagnoli, non sono francesi. Ecco, perché? Cioè, perché Shein, come tante altre aziende cinesi, TikTok, Temu, quella nuova che fa concorrenza a Shein, stanno cercando di prendere le distanze dalla Cina. Perché? Perché i rapporti tra USA e Cina sono tesi, ovviamente, in questo periodo. Sì. E la maggior parte dei consumatori di Shein, di Temu, ma anche di TikTok, sono occidentali, soprattutto americani. Motivo per cui queste aziende stanno cercando di aprire delle sottosedi in America, o comunque sia in Occidente. Ecco perché non è casuale la scelta di influencer che non sono spagnole, ma sono americane, per cercare di, come posso dire, ammorbidire questi, sì, diciamo, rapporti. Che l'idea è spostare il mercato dalla Cina all'America e soprattutto per arrivare in America in una maniera magari anche più ripulita, devono in qualche modo prima creare all'interno dello Stato proprio delle premesse per cui il loro arrivo venga visto di buon occhio dagli americani in primis. E questa cosa non la diciamo noi, cioè se volete questa settimana a proposito di questo sono uscite delle interessantissime analisi sia sul Times, sia sul Wall Street Journal, sia su The Cut, Le Monde, perché si sta riflettendo su quanto stiano cambiando i rapporti tra i consumatori e le aziende, cercando di farli diventare sempre più diretti. E qui secondo me c'è un punto finale da trattare, che è quello della responsabilità del consumatore. Noi nelle prossime puntate avremo anche una persona che si occupa di moda e che ci spiegherà quali sono i grandi limiti del fast fashion, perché spesso da consumatori non ce ne rendiamo conto, ma non perché siamo cattivi, ma perché non abbiamo gli strumenti per capire, non riusciamo a capire quali sono le grandi dinamiche di quella della moda, che è un'industria potentissima, no? Però diciamo che noi da consumatori abbiamo una responsabilità, cioè il fatto di acquistare su una piattaforma che quando facciamo il reso, e magari noi facciamo tanti ordini perché diciamo ah, se poi non mi piace faccio il reso, non fa effettivamente il reso perché gli costa troppo e spreca quel materiale e poi ce lo ritroviamo al mercato, è molto grave. Cioè vuol dire che noi stiamo andando ad utilizzare un circuito che non è sostenibile, cioè, ed è chiaro che non lo sia, cioè non va bene questa cosa. Ora, io posso capire magari agli inizi quando non si sapeva come funzionasse Shein e quindi era una novità, ma adesso che noi comunque abbiamo le prove di questa cosa, sta anche a noi, perché come funziona il capitalismo? Il capitalismo funziona così finché c'è gente che acquista, perché se la gente non acquista più c'è tutto un collasso graduale, no? Io ora non voglio fare Marx, ci mancherebbe altro, ragazzi, però comunque sia è un caso estremo di ciò che sta accadendo, cioè tutte queste aziende che sono dislocate, che sono fuori dal suolo cinese e adesso poi le sedi operative le apriamo in America, cioè è una cosa orchestrata per fare in modo che abbia un'apparenza di un certo tipo e un'efficacia dell'altro. Come pensate che Shein possa avere un capitale così grande avendo così tanta gente che però sottopaga? Cioè sono domande che comunque secondo me dobbiamo farci, possono avere una risposta scomoda. No, infatti quello che noto anche banalmente sui social, seguendo un po' di anche vari fashion blog o comunque qualche ragazza che anche in Italia collabora con questo brand, poi spesso c'è sotto sempre la persona che gli mette in evidenza, ma non ti senti diciamo, bene a collaborare con un brand così, certo, che comunque ormai quello che, diciamo, il modo di lavorare lo conoscono un po' tutti. Quindi voglio dire, per fortuna molti consumatori sono stati, diciamo, illuminati un po' da queste inchieste che sono uscite fuori negli ultimi anni, questo documentario che
devo dire, ha fatto parlare moltissimo. Ora, però io, ecco, non voglio dire che dobbiamo tutti andare a comprare i vestiti super di marca, perché è chiaro che ha un costo anche molto diverso, però l'opzione non è solo la maglietta da 2000 euro e Shein, cioè ci sono 50 milioni di sfumature intermedie, no? Quindi secondo me questa cosa qui è tanto nelle mani del consumatore, perché non sì. possiamo pensare di delegarla a quelle che sono, cioè io penso che il giornalismo d'inchiesta ha già fatto tanto in questa direzione, cioè... No, ma effettivamente, cioè, il loro compito l'hanno fatto, ovvero metterti davanti agli occhi la situazione, evidenza. Poi il consumatore deve essere lui a dire ok, magari per una prossima maglietta spendo qualche euro in più, che e non, certo, deve essere forse, non deve però, essere 2000 ecco, euro, esatto, ovvio, cioè. Allo stesso tempo vado a prendere un brand che magari so essere tranquillo e non, certo, avere tutti gli escamotage di questa, di questo Shein, che purtroppo abbiamo visto sta sfruttando i lavoratori. Chiaramente è una situazione che poi si ripercuote su tutta l'industria. Noi ragazzi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa sera, vi ricordiamo appunto che Social Trend è in onda ogni sera dal lunedì al venerdì alle 23 e in replica il giorno dopo appunto alle 19. Grazie mille e ci vediamo domani per la prossima puntata. Buonasera. Social Trend, le news a portata di hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti.